della Katiuscia e Bardet della AG Désert dietro il gruppo con un ritardo di una ventina di secondi. Fanno paura le cifre di questa strada, di questo strappo che è lungo 1800 metri, ha una pendenza media del 17%, si raggiungono punte massime di pendenza del 25%. In 1 km e 800 metri si supera un dislivello di 304 metri. Questo è il tratto più difficile, è un muro vero e proprio. Sulla destra vedete quei numeri, segna l'altitudine, più i numeri sono vicini, più le gambe fanno male. Affrontato solo tre volte nella storia del Giro di Lombardia, nel 60, nel 61 e nel 62, tanti, quasi tutti i corridori andavano su grazie alle spinte dei tifosi, anche perché chiaramente 50 anni fa non avevano i rapporti e non avevano la cassetta con tutti i rapporti di oggi. 42-26 il rapporto usato dai corridori, oggi tanti hanno 36-28, 36-29, quindi un rapporto molto più agile. A questo Giro di Lombardia, edizione numero 105, la prima volta con la maglia di campione del mondo di Philippe Gilbert, che è il grande, grandissimo favorito, anche secondo i bookmaker, di questa che rappresenta l'ultima classica monumento, la quinta ed ultima classica monumento della stagione 212, della stagione 2012. Tutti i big sono in strada, da Gilbert, poi Nibali, Basso, per quanto riguarda gli italiani, e Alberto Contador con Purito Rodriguez. Questa è la testa della corsa, una giornata difficilissima anche per i nostri mezzi aerei di ripresa, perché guardate, queste sono le condizioni nelle quali devono lavorare: nuvole basse, pioggia, vento, e qua siamo invece in cima al muro di Sormano. Il bivio che porta poi al Gran Premio della Montagna della Colma, abbiamo visto le ammiraglie già ferme, hanno fatto loro la strada, quella tradizionale, quella che porta alla colma di Sormano, perché sarebbe stato estremamente rischioso far fare alle macchine questa strada, perché c'è il rischio che qualcuna si possa piantare su pendenze del genere. Questo è quello che sta succedendo dietro con Rodriguez, Nibali, Henao, Rui Costa, Mollema, c'è poi Contador. E non c'è Gilbert in questo gruppo. No, si è staccato per il momento il campione del mondo. C'è anche Quintana Rojas del team Movistar, altro corridore colombiano. Questa è la cima, questo è un tornante, uno dei quattro. E questi invece sono i due battistrada, Bardet e Losada, compagno di squadra di Rodriguez. Devono arrivare al numero 1107. Questa è la frase di Ercole Baldini. Ercole Baldini che con 9 minuti e 24 secondi detiene il record di ascesa di questo muro di Sormano, anche oggi chiaramente cronometrato. Ha preso il tempo, il gruppo sta affrontando questo muro da 8 minuti e 5 secondi. Joachim Rodriguez sta tenendo molto bene Vincenzo Nibali. Queste sono pendenze da Purito, pendenze da Rodriguez, Davide. È la sua salita e difatti è lui al comando con Vincenzo Nibali, Mollema, Henao, c'è anche Urán, Quintana Rojas, Alberto Contador. Alberto Contador è in penultima posizione di questo gruppetto, dove ci sono tutti i migliori ad eccezione di Philippe Gilbert, il campione del mondo. Ha perso contatto nelle prime rampe del muro di Sormano. Eccolo qui, Bardet è lui a transitare primo. Telecamera fissa per vedere i passaggi in cima al muro di Sormano. Adesso la strada si rimette su quella della colma di Sormano. Un vantaggio di pochi secondi per Bardet e Losada nei confronti del gruppetto con Purito Rodriguez, che dunque adesso potrà contare su un compagno di squadra, su Losada appunto. Miglior tempo di scalata, Joachim Rodriguez, 9 minuti e 2 secondi. Arriva anche Sant'Ambrogio con Kesiakov, che è il capitano dell'Astana, e poi arriva adesso Ivan Basso con Franco Pellizzotti, ed eccolo qua Philippe Gilbert, eccolo qua il campione del mondo Gilbert, un gruppetto anche con Dani Moreno e Capecchi, anche Cunego, arriva Rabottini, De Vert,
Damiano Cunego che Zaug. Lo ha vinto, è il vincitore dell'anno scorso, Oliver Zaug, Damiano Cunego che lo ha vinto 3 volte il Giro di Lombardia e fra l'altro è stato l'ultimo italiano a conquistare la classica delle foglie morte. Transitato adesso anche Samuel Sanchez, andiamo da Paolo Savoldelli. Anche Nocentini. Vai Paolo. Sono proprio alle spalle del gruppetto comprendente Contador che è in testa con alle spalle Urani in questo momento, Mollema chiude la fila. Ho visto abbastanza faticato Alberto Contador, in cima Vincenzo Nibali ha avuto ancora la lucidità da di lasciarsi lo smanicato, è abbastanza forte perché devono di cercare di portarsi sui corridori che non si chiedano. Basta, aveva mentre allora abbiamo dei problemi con il collegamento audio con Paolo Savoldelli, è transitato, decisamente attardato Davide, Diego Ulissi. Sì, con lui c'era Luca Paolini. Arriva anche Roregger, è lui con 3 R. L'uomo tuo. Sì. Speravo che lo dicessi tu, ma... No, Roregger bisogna lasciarlo a Cassani. 80 chilometri, poco più alla conclusione, transita anche Mori adesso in cima al muro di Sormano e dovrebbe... No, non è l'ultimo no. Mori. Allora, noi adesso vi abbiamo raccontato del muro di Sormano, ma la discesa è molto molto tecnica, soprattutto con l'asfalto in queste condizioni, con l'asfalto... che magari si sta anche asciugando, però per il momento rimane estremamente insidioso. Intanto si rimettono in movimento anche le ammiraglie. Esatto. A proposito di discesa, intanto rivediamo il passaggio di Romain Bardet con 20 metri di vantaggio su Losada. Ne sa qualcosa di questa discesa Vincenzo Nibali? 2 anni fa cadde proprio in uno dei tanti tornanti. Era una giornata molto simile a questa, Sì. Freddo, pioggia, vinse quel giorno Philippe Gilbert. Questo è il replay che ci ripropone il passaggio in cima al muro di Sormano, comunque un'impresa che per certi versi resterà storica, quella di Romain Bardet, transitato per primo in cima a questa rampa, rientrata nel percorso del Giro di Lombardia dopo 50 anni. Anche se, lo ripetiamo, il miglior tempo lo ha stabilito Joachim Rodriguez con 9 minuti e 2 secondi per percorrere questi 1800 metri. 80 km alla conclusione, adesso è problematico, impossibile praticamente proporvi le immagini della discesa, anche perché chiaramente le moto in un tratto così pericoloso non possono stare troppo vicine ai corridori. Tanto vediamo queste immagini. Comunque si è formato un gruppetto adesso al comando, sono in 7 con... Rodriguez, Nibali sono ad inseguire chiaramente Bardet che è sempre in prima posizione con un vantaggio di una decina di secondi nei confronti di Losada, poi ad inseguire i due battistrada sono in 7 con Purito Rodriguez, Nibali, Quintana Rocas della Movistar, poi Henao e Lovquist del Team Sky e Contador anche non è se Lovquist, è Uranna. Infatti mi sembrava strano fosse Lovquist perché questa è la segnalazione che era arrivata, esatto. Però dalle immagini che avevamo visto era Uranna. Esatto. Diventa molto interessante questa azione perché dal momento che mancano 80 chilometri potrebbe essere un problema per tutti coloro che sono dietro rientrare, anche se il campione del mondo ha messo gomme speciali, gomme da bagnato ed è molto abile in discesa, quindi potrebbe guadagnare o meglio recuperare 30-40 secondi in questa lunga discesa. Il benvenuto agli amici che ora ci stanno seguendo su Rai 3, credo l'abbiamo dato nel modo migliore, proponendovi subito le immagini in diretta del muro di Sormano. Adesso però dobbiamo rispettare alcuni obblighi, un po' in ritardo, ma credo sia stata fatta da Auro Bulbarelli la scelta in assoluto migliore per privilegiare chiaramente la diretta. Adesso, come in tutte le trasmissioni che si rispettano, sigla e cartolina e poi torneremo in diretta dalla Giro di Lombardia su Rai Sport 2, invece una break pubblicitario. Sigla.
124 metri sul livello del mare, questo punto c'è una discesa, 40 impegnativa, pronto?